Ciao a tutti e benvenuti in questa seconda parte del secondo giorno di Aero 2023, la fiera a Friedrichshafen in Germania, degli aerei più moderni, più avveniristici, nuovi, la fiera dove tutte le aziende presentano le novità. Questa è la seconda parte perché durante il secondo giorno abbiamo visto talmente tanta roba che un video unico sarebbe durato 50 minuti e quindi ieri è uscita la prima parte. Gustiamoci il pomeriggio di questo secondo giorno a Friedrichshafen. Allora, comunque abbiamo Piper. Comunque, che cofano ha? Che naso ha questa roba? Non lo so, è un paperozzone turboprop, tra l'altro. Con il radar, con le superfici, questo non è riscaldato, questa è tipo gomma che si espande per rompere il ghiaccio, però ha un nasone incredibile, guardate che è lunghissimo, è un cofano infinito, avrà un bel motorone. Questo è tipo il Pilatus PC12 della Piper, essenzialmente 274 nodi a 30.000 piedi, sono 507 km all'ora, però vuole 810 metri per atterrare minimo. Aereo da milioni eppure ha l'aletta per lo stallo. Ah, guarda qua. Dice che ci metti il Z1, ma serve l'additivo antighiaccio. Comunque vedo che ha tipo 6 sedili, ma in configurazione 2 per i piloti e dopo gli altri che si guardano come un jet privato, effettivamente, anche se non è un jet ma è un turboprop. Allora, poi proseguendo, questo sarà l'Archer, esatto, LX. Ma scusa, questo qua è un PA28. No, è più grande. Guarda però rispetto al Cirrus, cioè dopo aver visto l'SR22, vedere tutti questi rivetti, tra l'altro con le teste anche abbastanza sporgenti qua sulla fusoliera, quanto fa da vecchio, e le viti con la testa Philips, con la testa a croce. Comunque non riesco a capire quale sia la differenza con un PA28. Ma non so, sono stupidi, hanno messo la carta vetrata per camminare anche sul flap. C'è uno che ha messo il piede sul flap, ha fatto crunch 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 e l'hanno richiamato. Se sei uno che non se ne intende tanto di aerei, vedi la carta vetrata lì, dici boh, cammino tutto. Però ha fatto crunch crunch e l'hanno richiamato. Vediamo questa, M350. Ah, ecco perché fanno i nasi così lunghi. Perché c'ha cargo space anche davanti per bilanciare l'aereo. Siccome possono fare gli aerei lunghi, e però se carichi tutto dietro vai fuori come massa di bilanciamento, mettono il motore avanti avanti e poi hai il tuo bagagliaio anteriore. Che tra l'altro è figo ulteriormente, perché se ti piglia proprio fuoco il motore, oltre ad avere la paratia d'acciaio che ti taglia le fiamme, insomma, hai anche un bagagliaio di distanza dalle tue gambe. Vediamo questo. Si sale da qua anche per i piloti. Passano qua in mezzo, super stretto. E questo è l'aereo. È proprio stretto entrare. Ok, vabbè. Poi una volta che sei qua, classico volantino da Piper. Soffitto piuttosto basso. Ma sì, i sedili scendono. Si vede che è nuovo perché ci sono anche le USB per caricare il telefono o l'iPad, molto importante. Qua sul lato ci sono anche le USB-C. Figo, figo. Non so, gli ultraleggeri di questa fiera mi stanno emozionando di più. E c'è un pulso oximetro integrato, questo è carino. Questa come roba interessante, da pilota in questo momento cacci il dito qua e vedi la percentuale di ossigeno che hai. Poi è una roba che compri su Amazon a 3 euro, però. Allora, vediamo se riesco a uscire. Bene, cose varie. Proseguiamo. Ah, è il famoso Honda Jet che non ha i motori né attaccati alla fusoliera dietro, né attaccati alle ali, ma sono attaccati alle ali, ma nella posizione che avrebbero se fossero attaccati alla fusoliera. Ecco, da qua davanti li vediamo bene. Vedete, c'è come gli aerei che hanno i motori dietro sulla fusoliera, però sono attaccati alle ali. E quindi ti fanno meno rumore perché non fanno vibrazioni direttamente addosso alla fusoliera, ma c'è più strada che ammortizza, insomma, le vibrazioni del motore. A me piace veramente tanto. Quanto bello è il cupolozzo. Questi occhi un po' da mosca, un po' da... Sembra uscito da un cartone animato. Si può salire? Ah, vedo una coda infinita. Vogliamo salire veramente? Beh, ho cambiato idea. Vendono un botto questi qua. Anche perché in una fiera in cui ci sono praticamente solo capannoni di ultraleggeri, questo che è il capannone dell'aviazione generale, chi ha i soldi vuole comprarsi il jettino privato, il turbo proprio per andare a fare i viaggi di lavoro e mettere giù quel dal mezzo milione ai 2 milioni, viene qua a farlo. Qui che siamo a... chi è? Kodiak. Ah, i Kodiak, belli, molto belli questi turbo proprio della Kodiak. Li usano, sbaglio, nelle praterie del Canada per... no, non lo so. Forse sì, sì sì, ma anche per traffico di linea, perché comunque ha un po' di posti dietro. Antichiaccio sugli start a cosa serve? A non perdere efficienza aerodinamica con ghiaccio che ti si forma? Ah, peso in più per il ghiaccio che si ferma. Ah, ok, ok, ok. Gravel kit, cioè il fatto che quella roba lì serve a evitare che quando atterri su ghiaia spari con la ruota sassi addosso alla fusoliera danneggiandola. E ce l'ha su tutte le ruote, lo vedete anche qua. Infatti hanno messo qua della roba per mostrare che sa atterrare su terreni non preparati. Infatti è altissimo, non so se vedete, sono delle persone alte a lato e... alla cabina all'altezza di un camion è questo qua. Elicozza ha 4 pale, penso sia il primo turbo proprio che vedo che ha un numero di pale pari. Gli enormi tubi di un turboprop. Abbiamo un grandissimo radar
radar meteo qua sulla punta dell'ala. Ah, l'attacco della GoPro, lo vedete? Ma poi cosa te ne fai di una GoPro messa qua? Secondo me la usano per fare i test, cioè perché non inquadri il pilota. Che cosa inquadri da qua? Davanti. Ah no, inquadri verso davanti. Ha un tubo di pitot che è lungo come una spada dei moschettieri. È antighiaccio su tutte le superfici, sia quelle utili tipo la coda, sia quelle disutili. Disutili per il volo, che però comunque il ghiaccio ti rompe le balle, tipo gli strat e tipo il carrello. Quanti posti ha dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posti. Vediamo Junkers qua, perché cosa combinano? Loro sul serio vendono queste cose qua? Ma quindi lui è strumentato, cioè nasce come aereo nuovo, quindi mi aspetto un Garmin a bordo. Ah, vedi, sì, hai Garmin. È un aereo della livrea antichissima, ma è un aereo moderno, vedi? C'ha lo schermone qua, lo schermone lì, assurdo. Ed è Junkers, è vero, anche lì attacco della GoPro. Che figata, cioè pensate a errare con un carrello del genere, ma nel 2023. Assurdo, tutto l'alluminio pieghettato come si usava Seconda Guerra Mondiale. Vediamo se si può salire. Che figata, è proprio vuoto, cioè sei dentro con l'alluminio e basta. L'hanno mantenuto proprio fedele. Il coso per camminare sull'ala è di legno, invece che mettere la carta vetrata brutta e moderna. Cioè questo qua è proprio alluminio, pelle e legno e basta. Che figata. Ah, è il paracadute. Assurdo, guardatelo che bello per dentro. Entriamo. Guarda che roba, proprio come uno d'epoca. A parte che profuma in maniera incredibile, profuma di benzina e di cuoio e di legno. Questa è una cosa che non potete sentire, ma tic così, un palo di metallo con il pulsante della radio. E però troviamo soluzioni moderne come il paracadute, il throttle con la manettina di legno. No, questo qua non è il throttle, questi qua sono i flap palesemente, perché è troppo indietro per usarlo in maniera comoda. Forse questo è il throttle. Paratie di alluminio, sedili in pelle, tutte le cose varie a vista, stupendo. E poi cioè guardi dritto e hai la testa fuori dall'aereo come gli antichi, e il vetrino qua, cioè manca veramente solo la mitagliatrice. Poi chiaramente hai anche il tizio posteriore, perché sono in due piloti e anche lui è full strumentato. Avete visto che c'è anche il Garmin, anche con le cose più grandi, con lo schermo più grande. Adoro. È proprio uno splendore, hanno fatto una raffinatezza di linee. E qui ci sono mille attacchi per la GoPro, perché c'è un aereo del genere, vai in giro ed è solo bello. Carrello, non avevo visto il carrello con le ruote da bicicletta, ma con gli ammortizzatori fatti moderni. Vediamo adesso Giacomo sale qua di dietro, che poi è il posto del pilota in realtà, perché cioè il pilota sta dietro. Vediamo se è diverso come strumentazione. No, è sempre la manettina in legno, la barra di alluminio, quanto bella è. Solo che non dovrebbero mettere il pulsante della radio lì, ma il pulsante della mitragliatrice. Tra l'altro guardate come hanno mascherato bene anche la parte che deve togliersi quando spari il paracadute, perché qua ci sono le cordelle, immagino. Questi saranno dadi esplosivi per chiaramente il sistema di recupero dell'aereo quando tiri il paracadute. Stavamo dicendo che in decollo non vedi proprio una mazza, perché cioè sei così e per terra non vedi praticamente. Se decolli dritto e decolli vivo, poi ti diverti per aria. Ah, e fanno anche questi, cioè sono sempre loro. Assurdo, bellissimo questo biplano. Questo ha detto che lo producono in America, mentre tutti gli altri in Germania. Ah, penso che sia in collaborazione con Waco. Cioè, capito, volare nel 2023 così. Ma poi lo vediamo in questo che hanno appeso, apposta per farti vedere sotto, la marmittona così a vista e il radiatore là dietro. È proprio violento, bello. E il tizio qua a sinistra ne sta prenotando uno. O almeno lascia il contatto per. Che splendore. E questo qua, che è l'ultimo che ci rimane però, cioè... quel motore, che spettacolo. Dove lo trovi un aereo moderno con un radiale e l'elica in legno e carrello biciclo con gli scarponi? Bello. Lo specchietto retrovisore, vediamo lì per il pilota dietro per vedere il passeggero davanti a comunicare. Livello della benzina, immagino su quel probe qua verticale che scende. Le fuel lines, questi qua sono i tubi della benzina che scendono al motore per gravità proprio dall'ala. Non c'è la pompa ovviamente, essendo un'ala alta. Un pitot enorme qua in cima all'ala. Però un biplano, è un biplano con l'elica in legno e motore radiale costruito nel 2023. Zio, lo fanno in versione idrovolante. Biplano, idrovolante, biciclo col radiale. Vi lascio il cuore al sito per vedere la versione idrovolante. Ah, e qua come se niente fosse, come se non fosse un biplano col radiale, puoi sceglierti, guarda. I sedili. Allora, vorrei i miei sedili di color tabacco, questo qua. E l'aereo, fatemelo rosso, ma forse di questo colore, con degli accent di questo. Bah, che bello! Voglio essere ricco solo per queste cose. Tra l'altro mi faceva notare Giacomo che abbiamo gli alettoni sia sopra sia sotto con quest'asta che li collega. Che fa da rinvio in realtà, perché solo quelli sopra sono attuati dalle corde o quelli sotto? Sotto, quelli sotto hanno il meccanismo, gli altri vanno tramite il palo. Però il bello è che dentro è tutto digitale, però c'è il legno, i breaker qua sul lato, cabinetta addirittura. Cosa te ne fai del cabinetta se la cabina è aperta? E c'è l'interfono, la manetta del throttle fatta così, è uno spettacolo. E la barra di metallo bianco e legno. Ma non ci credo, cioè aspetta, questo baraccone di alluminio
alluminio che sembra pesantissimo, in realtà ha un Rotax 9-12 e il peso sono massimo 600 kg, quindi è un ultra leggero. È un ultra leggero, cosa? Guardate che linea là dietro, non riesco a smettere di filmarlo. Allora, dannazione, è ora di pranzo, ho famissima, ma c'è lo stand di Rotax qua sempre nello stesso capanno, ne abbiamo fatto solo uno stamattina. Vabbè, c'è i classici Rotax e motori, quelli che trovate in tutti gli ultra leggeri. Questo è il 915, quello potente e figo e cose varie. Questo è il 912, quello che hanno tutti gli aerei più piccoli. Quella la voglio tantissimo. La macchinetta del caffè, bella! E qua ingabbiato comunque hanno il 916, il nuovo, più potente ancora, cose varie. In questa fiera c'è un Rotax buttato in ogni stand, quindi c'è, lo stand di Rotax ha anche meno senso perché ci sono Rotax ovunque. Helic, e questo è interessantissimo perché questi fanno taniche di benza supplementari. Se devi fare viaggi lunghi, guardate quella forma di sedile, che figata. Chiaramente in ottica di sostituire il secondo passeggero con una benzina in più. Mazza! Che motore è? 38 litri di cilindrata. Ah, è del 39, ok, è del 39. Che bello è. Ah, ma tra l'altro è tagliato. Dove vedete rosso è tutta una sezione per mostrarti i cilindroni enormi. Allora, i tedeschi avevano notato che mettendo i cilindri al contrario si risolvevano problemi. Non so quali problemi avessero gli americani. No, avevano notato che mettendo il motore al contrario non dava problemi, era uguale. E quindi l'avevano fatta iniezione al posto che a carburatore e con la V rovesciata, in modo da avere più spazio poi sopra. E dentro l'albero del motore lì ci mettevano un cannoncino. C'è l'albero motore bucato con il cannone in mezzo. Ma va. Ah, il cannone stava, ok, nascosto lì. Effettivamente c'è proprio uno spazio. E chiaramente era iniezione invece che a carburatori, perché è a testa in giù. No, perché il carburatore a testa in giù non va. Però bello. Ah, il castello motore. Immagina quanto pesa per dover essere retto da dei tubi così. Che splendore. Ma loro cosa fanno nella vita? Reparatur. Sì, sì. È un riparatore di vecchi motori. Guardate questo sistema. È un riduttore radiale per questo motore con dei cilindroni che sono infiniti. 14 cilindri da 38,7 litri. Quelli lì sono tutte le ingranaggi per gestire le valvole. Le valvole? Sì. Ah, non è un riduttore dell'elica? Un riduttore qua. Ah, ok. Questo sarà DL. Non c'è un cilindro interno, sono i rinvii delle valvole, come sul bacco. Assurdo. Ah, perché qua ci sarebbe stato un altro cilindro, lì un altro. Questo è un cilindro, questo è un cilindro. Qua c'erano i due. Sì, sì, no, ma nel senso che qua ce n'era anche un altro, sì, che sì, li hanno tolti. Questi sono tutti cilindri. È un doppia stella radiale. Voglio fare il loro lavoro. Sono questi due vecchietti che riparano motori antichissimi e potentissimi e ciccionissimi e super sexy. Come? Lo è anche il cibo, esatto. Ma visto che c'era troppa coda per il pranzo, vediamo se in sala stampa hanno del cibo, perché forse 20 minuti di coda. Zun zun zun, così vediamo anche la sala stampa. Oh yes. Eh sì, c'è il cibo gratis. Soprattutto della Coca-Cola qua in fiera. Prezzo standard, sia nel padiglione delle tende, sia a tutti i ristoranti. 4 euro. 4 euro la Coca-Cola. Quindi risparmiativo, tipo 4 per la Coca-Cola, più questo 4 venderanno a 9 fuori. Buon appetito. Bananina, caffettino. Che tra l'altro qui a quanto pare trovare della frutta è raro come trovare del buon espresso italiano. Ok, allora, tornati dal pranzo, ci siamo imbattuti in Garmin con una dimostrazione di Autoland, di autoatterraggio, e lo stand Bose. Ecco, questo è l'orologio, il Makuno, il loro smartwatch da aereo. E poi ci sono queste postazioni, che cosa fai? Piloti d'atterraggio? Ah, ok, per provare gli strumenti, metti l'autopilot, togli l'autopilot, metti la cera, togli la cera. Cos'è un Cirrus? Sì. LPV approcci. Il bello è che hanno anche la faccia tosta di mettere i prezzi. Guarda qua. Ah, ti scandi tutto. Ah, bello, però qua stand fatto benissimo. Ti fanno provare le cose dal vero come se fossi un pilota, ci sono anche le cuffie da metterti, ma poi qua sotto ti mettono tutti i prodotti usati in questo cockpit. Guarda, allora, Garmin Pilot con l'iPad. C'è l'iPad? C'è l'iPad? Con l'applicazione Garmin Pilot, che sarebbe il loro ForeFlight. Poi c'è un G500 qua, un G500 qua, un tun 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 tun. Figo, bravi. Garmin non fa solo la strumentazione, ma fa anche ad esempio i servomotori per l'autopilota. Questi sono i servi che tirano le cinghie dell'aereo, diciamo, per proprio l'autopilota. Cioè, non fanno solo sta baracchina dove tu premi AP e ti attiva l'autopilot, ma fanno poi i cosi che ti tirano le superfici di controllo, e chiaramente sono i migliori quelli Garmin. Fatemi sapere se vi interessa, perché potrei avere occasione
di partecipare a una conversione di un aereo da totalmente analogico a totalmente digitale, con tutta la roba Garmin, quindi installazione anche dei servomotori per l'autopilot, installazione di tutte le strumentazioni. Quando metti le mani nel retro di un aereo è sempre stupendo. E potrebbe nascerci, se non un video, una serie di video addirittura, potrebbero nascercene un po' di video. Ma scrivetemi nei commenti, guarda, in questo momento togli un attimo il video dallo schermo intero, scrivimi che ne pensi. Lui è occupatissimo ad atterrare all'aeroporto di Torino. No, sul serio, stavo per dire, se Garmin produce anche queste USB-C costano un sacco. Le producono anche loro. Facciamo previsioni sul costo. Secondo me sono 80 euro e 80 euro. Così sparando. E soprattutto, come col Cirrus puoi atterrare da solo, ma senza Cirrus. Ha funzionato? Eh no, sta tornando al più vicino aeroporto. Guarda come inverte la rotta. Ma assurdo. Ma l'aereo sta andando da solo ad atterrare. Solo premuto un pulsantino. Assurda sta roba, Pensate a passeggero, che figata, 7700 su transponder, giusto? Questo qua è proprio la definizione completa di IFR, nel senso che non abbiamo un fuori dell'aereo da guardare l'orizzonte, che cosa sta succedendo fuori, strumenti e basta, e quello che accade lo stabilisci tutto da qui. Allora Giacomo le ha messe, ha fatto un salto, un coso. Volevo provarle allo stand Garmin, ma sentiamo. Sì, nulla, totalmente il... mi sento anche la mia voce. In realtà niente più delle Bose Quiet Comfort, secondo me, come riduzione rumore. Se avete le Quiet Comfort a 35 o 45, quelle sono... Ah, e queste sono le nuove a 30, sì, non sono le a 20. Ah, eccola, questa è la postazione completa. A parte che ci sono più schermi grossi, vabbè. Ma soprattutto c'è l'iPad con... Ah, è la loro applicazione di Garmin. Sembrava ForeFlight. Grafica molto molto simile. Anche carino, solo che l'applicazione Garmin non la usa nessuno che non abbia le avioniche Garmin tutto il tempo. Allora, adesso c'è un tizio di Garmin che sta spiegando le cose. Ma vorrei dire in diretta delle cose brutte a Giacomo che dovremmo purtroppo blippare nel video. I pannellini delle porte USB, le due porte USB-C. Quanto avevo detto io che costavano? 80 euro l'uno. 80, tu quanto dici? No, 40 e 40 avevi detto tu, quindi 80. Io avevo detto 40 e 40, sì. Ok. Io dico sì, 200 euro la porta. 200 a ciascuno? No, la porta. Cioè, 200 per le USB-C e 200 per le USB-A. No, le USB-A non lo so. Sai quanto costano? 425, ciascuno. Ciascuno 425 euro per due porte USB. No, ma è il mondo dell'aviazione. Hanno la DSB, radar, altimetri, queste G275, dei piccoli strumenti per retrofittare su aerei che nascono analogici, se vuoi solo cambiare un paio di strumenti senza rifare tutto il cockpit. Sensori digitali da retrofittare su aerei che nascono analogici. Ah no, ma aspetta Giacomo, lo Smart Glide, sai perché non ti è atterrato? Perché lo Smart Glide serve solo per farti la prima parte del glide, non so se ti pianta motore, ti gira l'aereo e te lo posiziona in modo che arrivi al più vicino aeroporto. Ma lui che diceva che e non poi... ha controllo dei flap e motore. Ah, non ha controllo di flap e motore e non atterra lui. No, è responsabilità tua farlo atterrare. Lui ti porta verso l'aeroporto essendo sicuro che dopo ci arrivi e dopo tu atterri. Però alle tue spalle c'è l'autoland e quello sì che atterra da solo. Adoro che non si sono neanche presi la briga di mettere una televisione fuori che ti mostra quello che vedi fuori, perché di nuovo full strumentale, hai tutto quello che ti serve sugli schermi qua. Allora, che procedura, cosa stiamo facendo? Questo sistema, il G3000 a tre schermoni, che aerei lo montano? L'ho già visto in giro. Sai che forse c'era sul... l'aereo che ho visto prima, come si chiama? Comunque eccolo qua, il pulsante TAC dell'Autoland, guarda che bello. Allora, come funziona l'Autoland? Adesso noi siamo in volo normale, con tutti i nostri schermi, le cose configurate, c'è il pulsantino Autoland qua, se Giacomo lo preme, guardate cosa succede, clic. Tutti gli schermi vanno un attimo, si avviano in modalità emergenza proprio. Ci mettono qualche secondo, ma Garmin Autoland, emergency, tutto quanto. Sta informando l'air traffic control. Possiamo solo scegliere il volume. Dice guarda, non toccare la roba perché tanto facciamo tutto noi. Hai un'ora di benzina, te lo scrive gigantesco. Devi far solo 20 miglia, ma hai un'ora di benzina. E nel frattempo l'aereo sta virando, sta prendendo la destinazione del più vicino aeroporto. Intanto mi scrive tutto quello che sta facendo in modo da tranquillizzare, ma anche far capire che sa cosa sta facendo. Piglia la direzione dell'aeroporto, già prevede un holding nel caso in cui l'ente ATC chieda di farlo, anche se con un aereo Mayday non chiederanno mai di dire no, aspetta un attimo lì che... Purtroppo voi non lo sentite, è impossibile che lo sentiate, ma sta anche parlando. C'è una voce sintetica che legge chiaramente delle robe che il computer le dà,
ma questa voce sintetica sta comunicando con gli enti ATC. Dice, ah, lì, ma cose varie, sta dando il nominativo dell'aereo. Oh, attenzione! Ti dice anche di mettere le cinture, le cose. È assurda sta roba, eh. Pensa che potenza se ti schiattano i piloti. Approaching, destination airport, vediamo la pista qua in avvicinamento. L'autopilot si fa tutto l'atterraggio. Chiaramente l'aeroporto deve avere l'ILS e anche l'aereo. Deve avere lo instrument landing system, il sistema di atterraggio strumentale per fare le robe da solo, per essere guidato. Ma guarda, tac, si becca la pista, mette giù le ruote, fa la flare. Raga, qui ha appena salvato vite. Atterrato sano e salvo sulla pista del più vicino aeroporto, facendo tutto da solo con la pressione di un pulsantino. Adesso sta parlando ai passeggeri, gli dice, guarda, sganciate le cinture in questa maniera, levatevi dalle balle prima che l'aereo esploda. Gli spiega come aprire la porta, che i passeggeri potrebbero non saperlo, magari l'ha sempre fatto un assistente di volo che c'è sul jet privato, per dire. Anche se questo aereo è il Piper, il Piperone turboprop che abbiamo visto prima. Incredibile. Questa è l'elettronica che sta dietro al cockpit di un aereo, come quella di prima, ma qui abbiamo anche i servomotori dell'autopilot. Quindi mentre quella di prima era solo strumenti, qui abbiamo anche, allora, tutta la parte di centraline. Immagino questa qua sia il cervello dell'autopilot. No, questo qua è solo un audio panel. Questa è la DSB. Qua c'è tutto scritto, figo, la radio, il ricevitore ADSB, perché questo qua era la DSB out. Questo è il transponder ADSB, non lo so. Il GPS della DSB, che è diverso dal GPS dell'avionica, a quanto pare. Eh sì, infatti questo è un GPS in cockpit, non lo so. Poi c'è un altro GPS qua sopra, boh. Il sensore di angolo of attack, che si collega al tubo alpito. La bussola, magnetometro messo lì in mezzo a tutto sto metallo, poveraccio. Quella unità di, per gli strumenti motore, è compattissimo, cioè tu pensi che tutta sta roba ti guida un aereo e dà anche chiaramente tutte le informazioni ai piloti per pilotarlo. Questo che è il Garmin D2 Mach 1, che è lo smartwatch top di gamma per piloti. Guarda che figata con la mappetta. Questo qua si collega direttamente alle avioniche dell'aereo e ti permette di far cose anche dal tuo orologio. A parte che, a differenza dell'Apple Watch, mentre sei in volo ti monitora l'ossigeno nel sangue costantemente, mentre l'Apple Watch puoi solo fare misurazioni manuali. Puoi scegliere un aeroporto, ad esempio voglio andare a Lima, India, che ne so, Mike Charlie, dai, prendiamo Malpensa. Lima che Malpensa, ok, te lo carica, un miglio nautico e 25 in quella direzione, ti dà la frequenza dell'aeroporto, 127-200, ti dà l'estimated time alla destinazione, cioè immaginate di usarlo in aereo con sta roba connessa al tuo aereo e che sa cosa sta succedendo, è figo. Poi non è niente che non puoi fare già con le avioniche dell'aereo, però molto bello che dal quadrante base dell'orologio premo il tasto blu e ho proprio fly, bam, e sono in modalità volo. Poi in questo angolino c'è RAM, sono gli unici a fare i supporti per iPad da aereo, ma anche banalmente del Sentry di 4Flight. Loro producono la ventosa per attaccarlo. Guarda però, Lupus in fabula. Uavionics. Loro, Uavionics, sono quelli che producono Sentry, che è quello compatibile solo con 4Flight. Oppure l'altro amico, come si chiama, non mi ricordo, che costa un 100 euro in più, ma puoi usarlo anche con Skydemon. Però qua parla solo di avioniche? Gira, forse sì. Aspetta. Voglio fare quella cosa lì, vedo una persona legata. Ah, qua hanno fatto tutta una parte di VR. Allora, può essere un ottimo metodo per allenarti a essere girato su un aereo. Però, dannazione, farlo con un visore di realtà virtuale sarebbe stato top. Questa qua è un po' tutta la parte di simulatori e robe. Questo qua però sembra interessante perché ha tutte delle telecamere di tracciamento lì sopra, quindi non so cosa deve tracciare. Forse la tua posizione, la posizione della tua testa all'interno della cabina, in modo che puoi anche spostarti. Però scusa, l'Oculus lo fa con le telecamere che ha a bordo. Ecco, questa roba qua, questa sedia motorizzata comincia già a essere interessante perché ha 3 gradi di libertà. Ok, fighissimo, guardatevi il video per vedere come è fatto. Ma questo qua è lo stand di X-Plane? Comunque sì, no, non vi spoilerò su quel simulatore full motion. Bene, abbiamo parlato con un po' di gente e la giornata sta volgendo al termine, nel senso che vedete il cielo comincia a scurirsi. Non so perché ci siano questi bellissimi camion militari alle mie spalle. Comunque la fiera chiude tra 10 minuti, quindi per questo secondo giorno è tutto. Ci vediamo domani, penso, non so quando, con che schedule usciranno questi video, ma presto uscirà, diciamo, il video sul terzo giorno. Per questo video è tutto, ciao a tutti!